tutti, bentornati, ben ritrovati. Sono le 12:10, tra un'oretta circa i nostri ragazzi sentiranno il meraviglioso suono della campanella di scuola che li inviterà a uscire dalla scuola per tornare a casa. Alcuni troveranno, bussando alla porta, qualcuno che li accoglierà pronto e presente, qualcun altro userà la propria chiave di casa. Sì, sono i nostri figli considerati già adulti, anche se insomma sono ancora minorenni, e si organizzano il pranzo, lo studio, il tempo libero, insomma un po' quello che è da fare tutti i pomeriggi. Ma quali sono i loro pensieri, le loro emozioni? Che cosa fanno quando stanno da soli nelle nostre case? E soprattutto ci chiediamo noi genitori se sono contenti di stare da soli. C'è un libro che ci farà compagnia nel corso di questa nostra chiacchierata ed è di Isabella Bossi Fedrigotti e il titolo è proprio questo, e cioè Se la casa è vuota. Allora, sarà un po', diciamo, il leitmotiv di questa nostra chiacchierata, tante le cose scritte, tanti i racconti in questo libro. Io partirei da un particolare che è questo: se la casa è vuota. Solitudine insopportabile e inguardabile, vergognosa e indecente quando colpisce i bambini, i ragazzi, gli adolescenti. La si può riconoscere dai loro occhi. Volevo pregarvi, signor direttore, di avere per il mio bambino una cura, direi quasi paterna. È un bambino un po' troppo sensibile e ha bisogno di molto affetto. Oh, state tranquillo. Qui si troverà come in una famiglia. È proprio questo di cui ha bisogno. Una famiglia. Eccovi i documenti. Ah, va bene. Sta buono, eh? Sta contento. Sta contento. Intenso di una solitudine estrema di Pricò, del piccolo Pricò lasciato solo in un collegio. Siamo nel 1943, nel suo quinto film. Vittorio De Sica si interessa dello sguardo dei bambini, uno sguardo particolare, cioè quello sugli adulti, come loro ci vedono. E noi oggi a Fondo Famiglia cercheremo di capire come è cambiato in questi anni, in questi decenni, lo sguardo dei bambini, come i bambini oggi vedono noi adulti. E le famiglie sono sempre le stesse o anche le famiglie sono cambiate nel tempo? E ribadiamo la domanda iniziale che abbiamo detto prima: che cosa succede ai nostri figli quando sono da soli o quando si sentono soli? Noi abbiamo un po' di figli qui nel nostro studio, sono dei ragazzi che sono venuti a trovarci, grazie per essere qui con noi, ma oggi niente scuola per voi? Grazie a noi? Grazie, una cosa buona l'abbiamo fatta, allora grazie per essere qui, voi siete del liceo Lorenzo Rocci. È acceso. Allora, tu sei Sara, sì. Accanto a te Maria ed Eugenio, quindi tra un po' vi coinvolgeremo, abbiamo parlato di bambini, abbiamo parlato di ragazzi, di che cosa significhi per voi trovare una casa vuota, ammesso che la vostra casa quando rientrate sia vuota. C'è un altro bambino, che abbiamo visto spesso in compagnia della coperta più famosa del mondo. La sua copertina in realtà è diventata simbolo, il segno di un bisogno, il senso di protezione, il senso di qualche mancanza comunque da colmare sempre e comunque. È Linus questo bambino e la sua copertina è la copertina che tutti quanti noi conosciamo. Linus nasce dal genio di Schulz alla fine degli anni 40 e se oggi dovessimo disegnarlo noi, un ragazzino di oggi, che tratti avrebbe, quali caratteristiche potrebbe avere? Beh, noi ci affidiamo oggi a un disegnatore, l'avete intravisto e allora ben arrivato, grazie per essere Salve. Qui con noi Nathan Ramirez. Grazie, benvenuto, piacere. Piacere.
Benvenuto, oltretutto tu fai parte di una scuola meravigliosa che è la Scuola Internazionale di Comics e quindi per noi è veramente un grande piacere avere qui una fetta di quella bella scuola che è la vostra. Tu sei già all'opera, poi ho ti vedremo... Ho iniziato a imbrattare il foglio. Hai iniziato a imbrattare il foglio, però io vorrei chiederti una cosa personale, tu sei giovanissimo, quanti anni hai? 28. 28. Ma tu ricordi di esserti sentito solo, di essere stato un adolescente, un bambino che ha sperimentato la solitudine? Beh, momenti ce ne sono stati momenti in cui mi sono buttato sui fogli, sui fumetti, sui libri, insomma, e ho cercato di tirare fuori qualcosa, quando i momenti a casa da solo, insomma, il pomeriggio. Quindi, Nathan ci dà subito un elemento, quella solitudine per te si è trasformata in creatività? Sì, un modo di sfogarsi, di buttarsi sulla carta, di invadere il tempo. Invadere il tempo, che non è affatto male. Allora io non invaderò il tuo tempo, ma ti lascio lavorare. Ogni tanto verremo a scoprire che tratti ha il ragazzino di oggi, partendo dal ragazzino di ieri, che era Linus. Devo dire che la storia di Nathan e questo aver scelto di invadere il proprio tempo, disegnando, mi porta a uno dei personaggi del libro da cui siamo partiti. Sì, del libro da cui siamo partiti, che è Se la casa è vuota, di Isabella Bossi Fedigotti, che è in collega al nostro studio di Milano. Benvenuto. Benvenuta Isabella. Buongiorno. Allora, benvenuta, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, il suo libro è un po', cioè, la solitudine dei figli, dei nostri figli, è un po' il filo conduttore, no? Ci sono tante storie. Insomma, io volevo chiedere intanto perché questo libro, cioè, nasce da un'esperienza personale o di vita familiare anche o dal suo vissuto professionale di lavoro, ricordiamo, scrittrice, mamma, giornalista per il Corriere della Sera, insomma, da che cosa nasce questo suo libro? No, è nato da un articolo che mi era stato chiesto, un fondo che ho scritto sul Corriere sui giovani, perché come succede nei giornali, quando ci sono dei fatti ravvicinati di qualche cosa, allora si scrive di questo tema come se fosse nuovo, invece nuovo non è. E all'editore questo articolo è piaciuto e ho scritto. Lui voleva un saggio, ho detto io non sono una saggista, io so raccontare storie. Certo, scrivendo ci sono venute fuori anche le storie mie, il mio rapporto con i figli, le mie omissioni. E com'è stato il suo rapporto con i suoi figli? Beh, io ero e sono una madre che lavora, che ha sempre amato pazzamente il suo lavoro, loro mi ricordo con un coltello nel cuore, come loro mi supplicassero, soprattutto quando erano piccoli, non andare, non andare, non andare. Io, come tutti i genitori, dicevo queste cose stupide, dice devo andare a guadagnare, perché magari dobbiamo fare delle vacanze belle quest'estate, loro mi dicevano non ci importa niente delle vacanze. Poi voi avete so che avete un disegno mio che mio figlio piccolo mi ha fatto quando quando aveva anche quello una coltellata nel cuore, perché allora non l'ho capito, l'ho preso l'avevo preso in ridere, si vede una signora, si riconosce che sono io dallo sgriffo di capelli biondi in testa, seduta su una sedia in ozio, con una pioggia di soldi che mi viene addosso, vedete c'è il sacco con i dollari, era un disegno che mi ha fatto per la festa della mamma, sa che a scuola fanno fare il disegno, e l'augurio era soldi non lavorando. Io allora l'ho preso in ridere, dice quello che lui sogna per se stesso. Poi invece era un messaggio per lei, è una richiesta, una forte richiesta. È un messaggio molto, sì, esatto.